Allora, questa giornata nasce dalla campagna lanciata dalla Lasciate Centrare da Zlab, Mai più CIA, una campagna per chiedere la chiusura di tutti i CIA e più in generale di tutti i campi che secondo noi sono illegali e non rispettano i diritti umani. E è anche una campagna che cerca di dare una risposta a questa ultima follia leghista che parte oggi in oltre 1.000 piazze in Italia, che è la campagna Chiedo asilo anch'io. E la campagna, cioè questo progetto, Sospesi nel Limbo, sarà un viaggio che ci porterà in 12 città in giro per tutta Italia, dove cercheremo di costruire eventi come quello di oggi per raccontare un po' territorio per territorio quelle che sono le problematiche in termini di sistema di gestione delle migrazioni e soprattutto del sistema di accoglienza e di tutte quelle realtà belle della società civile che in giro per tutte le città d'Italia negli ultimi anni si sono attivate e si sono prese a carico le varie situazioni che non rientravano nei percorsi istituzionali. E attraverso Sospesi nel Limbo porteremo in giro il film Limbo che ho diretto insieme a Gustav Hofer con Zalab e insieme alla rete di Lasciate Centrare. La campagna si chiama Mai più CIE, ma cerchiamo di pensare ai CIE come un simbolo, il simbolo più estremo in termini negativi di un intero sistema che va ripensato. I CIE sono luoghi in cui le persone vengono private della libertà individuale non per aver commesso un reato o un atto violento, ma semplicemente per non avere dei documenti. E vengono rinchiusi e rimangono sospesi in un limbo, appunto, come raccontiamo nel film, e per un tempo indefinito che può arrivare adesso fino a 3 mesi e fino a qualche tempo fa fino a 18 mesi ed è un tempo in cui non si sospende solo la loro vita, ma anche la vita delle loro famiglie e di chi rimane fuori ad aspettarli. E spesso questa sospensione si può chiudere con un distacco e con un'espulsione forzata. Allora, delle vite sospese come delle mongolfiere che rimangono ancorate a terra. Per cui sia nel film che in tutta la campagna utilizziamo questa immagine della mongolfiera e cerchiamo con gli eventi che portiamo in giro per l'Italia di chiedere alla gente di aiutarci a liberare queste mongolfiere e a ripensare così un sistema delle migrazioni che rispetti i diritti umani e le libertà individuali.